Scienza. Rende immortali coloro che la fanno progredire per elevare il genere umano. Newton, Einstein, Sagan, principi fra gli uomini. Ma il prezzo di questa eredità è molto alto. A Night Springs. L'episodio di stasera. Un suicidio quantico. Se la nostra vita è già scritta, ci vuole un grande coraggio per cambiarne il copione. Il dottor Barclay Colvin possiede tale coraggio e in una conferenza stampa lo dimostrerà. Signore e signori della stampa, sono il dottor Barclay Colvin e sono lieto che siate così numerosi qui al Moorcock Institute. Stasera potrete assistere a una dimostrazione pratica della teoria dei multimodi. Come potete vedere, questa è una pistola 9 mm carica. Fa parte di un esperimento teorico, ora tradotto in pratica, conosciuto come suicidio quantico. Ma ha detto suicidio? È una pistola vera. Sta scherzando? Vi prego, state calmi, non c'è alcun rischio. Osservate ciò che accade quando punto l'arma alla mia stessa tempia. Ora penserete che questa pallottola sia solo uno scherzo. Non è così. Osservate il naso. Tuttavia, io stesso non posso ferirmi con questa pistola. Ogni volta che premo il grilletto, due nuove realtà si diramano. Una in cui la pistola non ha sparato e una in cui l'ha fatto. Con questa macchina ho fatto in modo che sia sempre la prima realtà ad imporsi. Mi sono in questo modo conferito l'immortalità quantica. Non sarà mai possibile che questa pistola mi uccida. Ma aspetti. Lei sta dicendo che ogni volta che preme il grilletto in un'altra realtà, lei muore. Sì, certamente. Ma è totalmente irrilevante. In ogni momento possono succedere un'infinità di cose. E da qualche parte accadono sempre. Il punto è che questa cosa non è successo qui. Lei è malato, Colvin. Malato? Malato? Ehi, questa roba doveva stare attaccata alla corrente. Ci sono inciampato. Sciocchi. Ammirate l'immortalità quantica. Povero, povero dottor Colvin. Annientato dalla sua arroganza o dall'ignoranza delle masse. Forse non avrebbe dovuto aprire il vaso, non avrebbe dovuto svegliare il mostro. La curiosità spesso uccide. Night Springs. Delitto e castigo. Il cancro è la cura della civiltà. Ma alcuni delitti non possono essere puniti. Soprattutto a Night Springs. L'episodio di stasera. L'uomo nello specchio. È dentro, agente. È un tipo strano. Allora, confessi di aver ucciso quel tizio. Perché? Se lo meritava. Sì, ma perché l'hai fatto? Voglio dire, sei tranquillo, normale. Avevi portato tuo figlio alla partita, perché te la sei presa con quello e hai dal verbale della gente che ti ha arrestato colpito ripetutamente la testa della vittima usando come arma le sole mani? Wow, scorrevole come frase. La letteratura non ti piace. Ok, ma lo hai massacrato. Perché? Chi era quel tizio? Era irriconoscibile. Perché uno come te lo concia così? Non mi piaceva la sua faccia? Beh, dovevi odiarla, perché sei andato giù pesante. Era completamente irriconoscibile. E niente documenti. Un gran bel guaio. Abbiamo preso le impronte. Risultato? Le tue. Identiche. Ah, che sorpresa. Tuo figlio dice che accompagnandolo indossavi una maglietta bianca. Quella bianca sul cadavere.
adesso è piuttosto rossa. Non te la caverai così. Pensi davvero che questo possa in qualche modo interessarmi? Ho avuto un sacco di tempo per parlare a mio figlio prima che arrivasse la polizia. Non smette un secondo di urlare, o sbaglio? Pensi che potrà mai riprendersi? Ho lasciato il segno. Perché? Tu, bastardo! Cosa? Vuoi spararmi? Che senso ha? Andrò in galera. Mi avete preso. Non ci capisco più niente. E non capirai. Tranquillo. Forse ci vuole la gente. Forse lo specchio. Diamo per scontati gli eventi della nostra vita, non sapendo che sono solo una sottile vernice di disperata illusione, sopra un vasto cosmo di follia e d'orrore. Troppo spesso le stelle hanno ragione. A Night Springs. L'episodio di stasera. Riunione di famiglia. L'inchiesta del giornalista Alvin Derlop sugli usi locali di una comunità insulare a Night Springs non è stata molto proficua. Fino a stasera. Bene, sono contento che abbiate cambiato idea. Usanze antiche, mitologia locale. Il mio direttore adora queste cose. Beh, signor Derlop, non vogliamo sentirci un'attrazione da circo. Ma lei ha dimostrato la serietà della sua inchiesta. Oh, sono serio, davvero, fate ciò che dovete. Io starò a guardare in disparte. A dire il vero, pensavo che potrebbe aiutarci. Purtroppo ci manca una persona. Potrebbe fornirle un punto di vista ravvicinato. Lei dice? Certo, signor Derlop. Beh, credo che sia il minimo che... Che cosa dovrei fare? Oh, venga. Glielo mostro con un bacio. Io... Cosa? No! Signor Derlop, ha soddisfatto Nixie Birka, l'abitatore di Corby. La sua carne inospiterà la discendenza e la gloria di Corby. Caro, calmo. Alvin Derlop ha imparato una dura lezione. Quando cerchi la mitologia, potrebbe essere lei a trovare te. E certe indagini portano sempre